prossimo noi faremo un provvedimento di legge che conterrà non un potere speciale, scherzavamo prima con Raffaele Cantore, non è che c'è la nocciolina di Super Pippo e improvvisamente diventa un super PM, anche perché abbiamo già altre questioni nelle varie città, o contemporaneamente un uomo dotato di superpoteri che riesce a risolvere tutto, ma la possibilità reale di incidere sia sulla vigilanza che sulle procedure, che devono essere le procedure le più ferree di tutte. Se sei in condizione di aver violato la legge e se viene provato con un processo rapido, tu in un ufficio pubblico non ci metti più il piede se non per fare un certificato o all'anagrafe o la carta d'identità. Ecco, questa è la rivoluzione di cui abbiamo bisogno. Ma com'è possibile che noi abbiamo delle realtà? Io ho fissato qui a Napoli con le autorità locali, con il prefetto, con il sindaco, con il presidente della regione. Una volta ogni 3 mesi veniamo a monitorare i fondi europei, a che punto siamo. Il 14 per l'appunto, l'ho detto il 14 maggio, 3 mesi, il 14 agosto. Abbiamo sbagliato giorno, ma è utilissimo. Il 14 agosto facciamo un punto su Bagnolo, perché non è accettabile che di fronte allo spreco della bellezza ci sia lo spreco della realtà. Fa quasi più male, no, quasi più male no, fa male quanto la corruzione. Perché in questi 20 anni la corruzione è una cosa, ti rubano il bene pubblico, ma anche quello che è accaduto in alcuni immobili così straordinariamente importanti per il nostro futuro è una forma di furto. Ti stanno rubando il futuro. L'Italia è l'unico paese al mondo dove il direttore commerciale parla male dell'Italia, è l'unico negozio dove il titolare sta fuori, non entri, per carità, non entri a comprare roba qui perché guardi come facciamo le cose male noi, e fuori nel mondo siamo bellezza. Io ho raccontato appunto che penso di essere venuto a noia, l'ho fatto anche recentemente a Napoli, che in un volo interno negli Stati Uniti uno steward lo scorso estate parlava di San Francisco, stavamo arrivando a San Francisco con Tony da innamorato pazzo, andava, non so se, ha smesso di dare le indicazioni su come mettersi la cintura e ha iniziato a parlare di San Francisco. Uno di questi voli, non c'erano italiani se non la mia famiglia a bordo, quindi non è che ce l'hai conosciuto. Cioè, io volevo dirvi che San Francisco è meraviglioso, mi sono innamorato di questa città, è bellissima. 5 minuti costa San Francisco, che naturalmente è bellissima, cioè, non è suggestiva come Rio de Janeiro e non è bella come Napoli. Approccio culturale che vorrebbe ridurre la fruizione dei beni e delle attività culturali soltanto un po' di adepti. Magari recuperando il sistema museale dell'Ottocento, per cui andava nel museo soltanto chi era già preparato. Alessandro Baricco ha utilizzato questa espressione, mi piace molto, a riscoprire la grammatica della bellezza. Allora questo, lo dicono fior di premi Nobel, è il modo con il quale esci dalla crisi, con una scommessa educativa e culturale, non con un piccolo cabotaggio sulle misure economiche. Che faremo? Andremo in Europa a combattere, andremo a spendere i 180 miliardi di euro, ma o noi recuperiamo l'Italia che fa l'Italia e che diventa, torna, rimane, sarà la patria della grammatica della bellezza, oppure ogni tipo di discussione è persa, anche in un'altra misura.